L'idrogeno è il primo elemento della tavola periodica. È anche uno dei più semplici. Il suo nucleo è composto all'interno da un'unica particella carica positivamente chiamata protone, intorno alla quale orbita una seconda particella carica negativamente chiamata elettrone. È un gas inodore, incolore, atossico, altamente infiammabile, ma è anche il più leggero fra gli elementi chimici. Tra le caratteristiche principali abbiamo un'alta densità energetica per unità di massa, ma una bassa densità energetica per volume, per esempio rispetto alle benzine. Questo vuol dire che l'energia prodotta da un chilogrammo di idrogeno è molto più alta rispetto all'energia prodotta da un chilogrammo di benzina, ma occupa un volume nettamente superiore. Nell'universo è l'elemento più abbondante. Sulla superficie terrestre però lo troviamo solo in combinazione con alcune molecole, l'ossigeno nell'acqua, con il carbonio in diversi idrocarburi, nonché in piante ed animali. L'idrogeno non genera anidride carbonica né sostanze tossiche per l'uomo e per l'ambiente. È per questo motivo che si propone come una risposta al raggiungimento degli obiettivi europei e globali di decarbonizzazione al 2050.